L'uomo, l'atleta e il campione, dedicata alla Freccia del Sud, Pietro Mennea, la novità editoriale 2023, volume documentaristico curato dal giornalista barlettano Nino Vinella, presentato al 35esimo Salone Internazionale del Libro di Torino Lingotto Fiera nello stand della Regione Puglia. La Gazzetta del Mezzogiorno racconta Pietro Mennea, l'uomo, l'atleta e il campione, il titolo del volume che raccoglie le pagine memorabili di una vita straordinaria a 10 anni dalla scomparsa. Quello che Pietro ha lasciato, al di là degli echi di cronaca giornalistica e di quelli che abbiamo ricavato noi dall'archivio storico della Gazzetta del Mezzogiorno, è che, forse presago di quanto sarebbe avvenuto, lui di libri ne ha scritti almeno una dozzina, di vari argomenti, soprattutto mirati alla lotta contro il doping, che per lui era il cancro dello sport. E poi si è diffuso su altri argomenti che lo hanno visto europarlamentare, che lo hanno visto tributarista, che lo hanno visto commercialista. Quindi ha lasciato dietro di sé un'eredità che non è fatta soltanto di medaglie e di record, ma anche di libri che possono essere utili a tutti, soprattutto alle più giovani generazioni. Lo scopo del libro è di restituire all'attenzione del più vasto pubblico la straordinaria e più vera storia dell'uomo, dell'atleta, del campione Pietro Mennea, attraverso pagine memorabili della Gazzetta, cominciando dalla famosa staffetta 4x200 che venerdì 21 luglio del 1972 sulla pista dello stadio di Barletta regalò a Mennea e alla sua squadra il record mondiale sulla distanza. Allora, io avevo appena compiuto 18 anni, Pietro ne aveva compiuti 20 ed era l'anno che preparava Pietro alla sua prima Olimpiade, quella di Monaco di Baviera del 1972, che purtroppo dobbiamo anche ricordare per l'attacco terroristico dei Fedayeen. Il 21 luglio 1972 la sua società sportiva di origine, l'Avis Barletta, ha organizzato un giorno speciale in cui al mattino si è tenuta una conferenza stampa con l'intervento del presidente della FIDAL Nebbiolo e nel pomeriggio una gara che si sarebbe conclusa vittoriosamente. Ospite d'onore nel Salone del Libro di Torino, con la sua personale testimonianza da oltre mezzo secolo, l'ex atleta Franco Ossola, omonimo figlio del calciatore Granata morto nella tragedia di Superga nel 1948 e componente della storica staffetta 4x200. Devo dire che me la sono cavata piuttosto bene, ho passato il testimone a Benedetti, Luigi Benedetti Toscano, lui l'ha passata ad Abeti e Abeti ha lanciato Mennea. Ma è stata una festa di sport straordinaria perché quel giorno Barletta era veramente in festa, neanche credo per le processioni religiose ci fosse così emozione. La cosa singolare di quella sera è che i giornalisti ci raccontarono che quello era il record italiano. Dopo mezz'ora qualcun altro arriva, noi eravamo ancora lì a cena e ci dice: no ragazzi, questo è il record europeo. Dopo mezz'ora ancora arriva un altro che ci dice: no ragazzi, questo è il record del mondo.